Nel marzo del 2001 il senatore Agnelli Giovanni ebbe a dire: «Non siamo la Repubblica delle Banane». Fu il suo un sussulto nazionalista. Il sovranismo come espressione era di là da venire, ma lui, ante litteram, lo incarnava benissimo, considerandosi ed essendo considerato il sovrano dello stivale, e dai suoi sudditi riceveva molto di più di quanto Giovanni senza terra e il suo fido sgherro, lo sceriffo di Nottingham, non riuscissero a rapinare i poveri del tempo. Con quella frase l'Agnelli Giovanni attaccava grandi giornali stranieri, irridenti, un aspirante presidente del Consiglio che ritenevano impresentabile, semplicemente impresentabile. Le di lui prime e timide tournée avevano già goduto del plauso irridente del mondo. Le successive furono un'apoteosi di sghignazzi. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti. Apparentemente, però, solo apparentemente. Sono passati i presidenti della Repubblica, sono passati i governi, ma siamo sempre lì. Adesso l'omino di cui è sopra ambisce, agogna, spera, sogna di salire al colle più alto, che potrebbe anche essere, ai noi, vista la composizione e la qualità del Parlamento. Poi c'è una ministra che dopo un po' di purgatorio è tornata in auge e con melliflua vocetta pontifica sul mancato aumento dell'occupazione giovanile e ne fa colpa quota 100 e reddito di cittadinanza, dimenticando che l'Italietta ha tanti contratti di lavoro precari, badi bene, precari, che l'Europa intera neanche se li sogna. E come sopramercato dimentica pure che i bandi d'assunzione nella scuola, dove mancano insegnanti, nella sanità, dove mancano medici e infermieri, nelle forze dell'ordine, dove si chiudono stazioni e commissariati, nei vigili del fuoco, che un altro genio dell'economia avrebbe ulteriormente voluto ridurre, negli enti di controllo dove mancano gli ispettori, nei tribunali dove mancano giudici, cancellieri e personale amministrativo. Bene, tutti questi enti non pubblicano bandi di concorso, né fanno assunzioni, e quando raramente ne fanno, propongono contratti a tempo determinato, il che è una bella certezza, non c'è che dire. Quindi, che ci azzeccano quota 100 e reddito di cittadinanza? Assunzioni che non vengono fatte in nome dell'eccessiva spesa pubblica, che è tale non in sé, ma di per sé, dovuta alla corruzione, all'evasione, all'illusione fiscale, che da sole valgono una legge di stabilità. In altre parole, si va a prendere i denari non dove sono, ma dove è più facile arraffarli, che non ci vuole un genio. Nel contempo il migliore dei migliori, quello che uno scrittore di cassetta ha definito un fuoriclasse, l'uomo della provvidenza 4.0, esageriamo, 8.0, nei comportamenti e negli atteggiamenti, assomiglia vieppiù all'altro, al primo uomo della provvidenza. Chiede ai ministri di approvare documenti senza averli letti, abbandona la riunione con i sindacati e tira dritto, soprattutto tira dritto. Manca solo che dica, come il precedente, come si fa a non diventare padroni in un paese di servitori? E così tutto tornerebbe. A questo punto, altro che paese delle banane, magari, questo è il paese dei cachi, anzi, dei macachi, ma lo sapevamo già. Buona settimana e buona fortuna.